si mangia bene. Stamattina si parla di cannella e consigli. Vabbè, il gruppo Paperelle anche no. Buongiornissimo! Ci facciamo una ricetta fit, assolutamente, e ci portiamo energia. Ok, buongiorno, vediamo chi c'è. Davide, buongiorno. Fulvia, buongiorno. Valeria, buongiorno. Nika, Mara, Rita. Avevo bisogno e non riuscivo ad alzarmi. Leslie, buongiorno, bentornata in diretta. Fabiola, buongiorno. Questo è il titolo che avete letto. Oddio, la cannella ci fa fare la... ci fa... scusate, ci fa venire la pancia piatta. Sì, sa, vai a raccogliere e fai gli addominali per raccoglierla, raga. Ancora che crediamo che ci sta il prodotto che ci fa la pancia piatta, ci fa i muscoli, non esiste niente. Che cos'è che ti porta i risultati? Le azioni. Che cos'è che ti porta i risultati? La determinazione. Buongiorno. Che cos'è che ti porta i risultati? La colazione. Anche perché stamattina ho messo un quintale di cannella, guardate. Stefania, come stai, tesoro? Quella è tutta cannella. Sabri, buongiorno. Quindi stamattina parliamo un po' di questi rimedi miracolosi. Quanti rimedi avete fatto nella vostra vita, donne e uomini, per avere tante cose? Ci raccontavano tante cose. Se fai questo avrai questo. Se mangi questi fagioli magici, ce l'avete presente? La mela di chi era quella? Le principesse non mi ricordo mai. Di Biancaneve. E quella che si punge, quella. Vabbè, non fai questo, metti, otterrai qui. Ma dove? Quella nelle favole, dove tutto è facile, tutto è semplice, tutto è magia. Nella vita non c'è niente di facile, non c'è niente di semplice, non c'è niente di magico, ma tutto di meraviglioso che puoi fare. Perché la cosa più bella che abbiamo è che abbiamo il potere di fare, il potere di scegliere, il potere di fare le cose giuste, le cose fatte bene, le cose che ci portano ad un risultato. Che cos'è che ti porta a un risultato? Il pensiero? Ancora credi nel teletrasporto? Buongiorno Ramona, buongiorno. Come perdere 5 kg in 5 minuti? Te tagli mezzo braccio. 10 kg in 10 minuti? Te tagli in braccio una gamba. L'obiettivo raggiunto, poi i gnocchi, come si dice, discoli. Tu, Angela, buongiorno. Buongiorno Carlo. Quali rimedi magici avete provato e non hanno funzionato? Allora, vediamo, che cosa ho provato? Non me lo ricordo. Datemi. Fai tanta. Buongiorno Patrizia. Datemi l'input che non mi viene, dai, qualche rimedio magico che ci hanno detto fai questo e otterrai quello. Anche i fioretti, faccio questo fioretto per... Ma raga, ma i fioretti li fai per ottenere, se vuoi smettere di fumare, smetti di fumare. Non è che poi ti ottieni la magia per qualcuno. Il digiuno, la pancia piatta, sì, appena mangi ti viene la mongolfiera. Giulia, buongiorno, oggi sono da te, eh. Oggi niente banane. No, non ce l'ho le banane oggi. Ecco perché ascolto Moulin Rouge. Luan, buongiorno. Amalia, buongiorno. Cira, buongiorno. Insomma, non me lo dite qualche rimedio che fate magico? Si dice che la cannella brucia i grassi, si dice che l'ananas brucia i grassi. Ma che è che brucia i grassi? Ma raga, brucia i grassi, lo dico io? Attività fisica, solo quello brucia i grassi. E la potete fare in tanti modi. E in tante stanze, come volete voi l'attività fisica. Alessia, buongiorno.
Ciao. Ho detto Alessia. Oggi è il giorno della marmotta. Oggi è il giorno della marmotta. Americana pronostica. Rita, dove sei della marmotta? Il comportamento di una marmotta. Se questa emerge dalla tana e non vede la sua ombra perché il cielo è nuvoloso, il danno finirà presto. Voglio morire, voglio morire. Voglio morire. Voglio morire. Noi bruciamo i grassi e bruciamo i magri. Non ci interessa. Brucio tutto, brucio. Quando sei lì a fare attività fisica e vorresti morire, dici, io lo dico sempre, ma chi me lo fa fare? Voglio rimanere, non posso dire grassa obesa perché non so grassa obesa, ma chi me lo fa fare? Però poi quando senti tutti i muscoli tirare, è quello che te lo fa fare. Dieta del riso, Gesualdo buongiorno, Stella, anzi Stella buongiorno, Agostino buongiorno, il limone brucia i grassi e ti fa dimagrire se te lo metti sugli occhi, almeno non vedi più niente, o lo metti in bocca intero Paola, nella pellicola, è vero Fabiola, anch'io con la pellicola intorno a sudare, metti questo che sudi e bruci di più. Vabbè ragazzi, siamo proprio, cioè ne potremo raccontare. ci stava raccontando della marmotta la nostra amica, non posso dire il nome sennò sei zitta un'altra volta. Allora, adesso vi dico anche la ricettina. Poi che cosa facevamo? Anch'io usavo la pellicola questa, se la trovo, aspettate. No, ce l'ho ancora in bagno perché ancora mi avvolgo. Adesso la pellicola la uso quando faccio i fanghi. Mi sembro un incellofanata. Alexa, avanti. E quella dice che bruciava i grassi. Oh, le pancerine le avete comprate mai? Quelle che sudavi, una puzza assoluta. Però rimanevi là dentro perché dovevi sudare, perché la pancia doveva venire piatta. Infatti al giorno d'oggi ancora mi chiedo, quando leggo Ti dà una taglia in meno, ho capito, perché non mi fa respirare, mi stringe da morire, qui stringe, la ciccia ti va su, ti crescono le tette, quello lo voglio comprare, però la taglia in meno solo se la porti, se non la porti, sei comunque, rimani come stai, come a scuola, Paola, come è scritto a scuola, di meno, ti ha chiamato per cognome. Che schifo le pancerine o pantaloncini. Ecco, stiamo sempre lì. Una puzza assurda, regà. Una puzza che ti rimane addosso. Poi vediamo che cosa abbiamo provato. Ciao Brunella. I leggings dimagranti. Ecco, quello per me è una grande domanda. Sono dimagranti perché mi sfinano quando li porto o perché mi fanno dimagrire? Perché qui la questione è sempre un capire non capire, eh. Alexa, avanti. Un capire non capire, un'ora per mettercele. Ah! È vero. Cioè quelli che bisogna fare veramente. E poi però la ciccia è bella perché qui è fino, poi sopra ti va sulle tette. Molto bene. Quale canzone, Sabri? Vabbè, ma quella lenta non ci vuole la mattina. Ho comprato la tuta di plastica per sudare, me la ricordo, l'avevo rimosso. Poi la Big Crunch, vabbè, quello l'abbiamo comprato tutti. 5 minuti al giorno, pancia piatta. Ma chi ce l'ha 5 minuti? Ma io non ce l'ho 5 minuti per avere la pancia piatta. Ma che vuoi? Cioè, che volemo? La bacchetta magica. Perché non ci hanno dato la bacchetta magica? Signore, perché non ci ha dato la bacchetta magica? La dieta migliore attività fisica, la tassa mattina e fare attività. Bravo, brava, Zeluan, bravo. Luigia, buongiorno. L'unico metodo brucia grassi è l'attività fisica. La bruci perché tiri fuori, sennò che cavolo bruci? Ah, ci sono i brucia grassi. Ma che bruci, che bruci? A meno che non ti metti in fiammifero nello stomaco, li bruci. Bruciano meglio. Le goccine del miracolo sui giornali, quante ne ho comprate, regà? Poi le prendevo, era acqua, le buttavo, ciao. Poi che? Carbone attivo. Madonna, non mi ricordo più niente perché ormai ho rimosso tutto. Ciao Miriam. Io ho la bacchetta magica. Davide, beato te, funziona? Quando funziona su di te, lo uso anch'io. Paola, metti tutto in abusivo.
5 figli, casa, lavoro, marito, attività, just plus, i piedi non toccano. Voli, Isabella, voli. Ma non sono mai gli impegni che abbiamo. Sono sempre quello che facciamo. È quello che faccio bene. Ok, dai. Rachele, buongiorno. Quindi quali rimedi abbiamo usato? Ne abbiamo usati veramente di tanti. Tanti. Io non, adesso veramente non mi vengono in mente, ma... La pedana vibrante. Madonna, io non, veramente non ho comprato. Quando lavoravamo insieme in ufficio abbiamo fatto la dieta delle... No, vabbè, la dieta della cipolla, del minestrone che era pieno di cipolla. Ne vogliamo parlare? La dieta del gelato mai fatta io. Alexa, avanti. La dieta del riso. Cioè, capiamo che esagerare in un prodotto non può portare risultati. Togliere i carboidrati non può portare risultati. Mangiare solo carne o pesce non può portare risultati. Perché noi non siamo questo. Non siamo questo. Senti, lasciamo fare la dad, raga, Michela mia, perché alle 9 mi inizia Enea, quindi infatti la pastiglietta è ancora confezione per ricordarmi che i miracoli non esistono. E beh, ah, poi vabbè, giorno e notte. Sono stati pubblicizzati tantissimi. Gli orecchini che bloccavano la fame, non l'ho mai visti. Il cerotto, c'erano anche i cerotti. 1500 euro, Angela, solo tu puoi comprare la pedana vibrante. Dovete vibrare il cervello, dovete muovere i muscoli, brucia grassi non esiste, in caso si mette in bocca fa salute al nostro corpo, pure l'acqua che beviamo fa salute al nostro corpo, bravo. Tutto quello che ingeriamo è importante, vedere quello che mettiamo in bocca, perché ne va della nostra salute e del nostro metabolismo. Noi dobbiamo collaborare con il nostro metabolismo, non lottare con il nostro metabolismo. È inutile che mi metti i pantaloni al metabolismo, dice che so, niente. E noi ci mettiamo al cerotto, l'orecchino, salti il pranzo e la vita. Davide, non esiste saltare il pranzo. Se a tuo marito salti un giorno, ci rimane male, giusto? Quindi non esiste, il metabolismo ha bisogno di essere coccolato. Il metabolismo è il cervello, diciamo, la cosa di un uomo. Deve avere, deve sapere quelle quattro cose importanti. Se mangia la mattina, spuntino, pranzo, spuntino e cena. Questi sono gli abitué del nostro metabolismo. In più, se faccio un po' di attività fisica, diventa anche più aitante. Quindi vogliamo un metabolismo giovane, muscoloso e bello insieme a noi? Eh? O uno che ciò e fa niente? C'è un metabolismo bloccato, è colpa tua. Tante volte parlo di responsabilità. No, proprio colpa tua. È la tiroide qua e là. Ma quante che ne abbiamo fatte passare a sto corpo? Creme. Quante creme avete usato? Quante creme? Madonna mia, quante. Prendi questa perché brucia i grassi. Come fa a bruciare i grassi? Alexa, avanti. Io ho una fame, raga. Ora so, aggiornatemi sull'orario. Buon lavoro. Benissimo, Luan. Il corpo perfetto è quello dei desideri. È perfetto per noi, per gli steroidi. Ma raga, tanto quello che vedete super perfetto è artefatto. Naturalmente è una imperfezione gloriosa. Dovete essere imperfetti, dovete essere voi l'imperfezione perfetta. Amare i vostri difetti, chi ha un neo, chi ha tante particolarità, quello siete voi. La perfezione non esiste, se c'è è bella da vedere perché c'è Photoshop, perché ci stanno i chirurghi e basta. Ho capito, ma il metabolismo è uomo, che volemo fa? Ecco, a me mi dovrebbero mettere dentro un barattolo dei Juice Plus. Quello è uplift, esco. Prendiamo il piatto. Due coccole anche a me, due schiaffoni. Potete prenderlo a schiaffi il metabolismo. Ma lui... No, mi sono dimenticato lo yogurt oggi, lo metto sopra. Va bene? Ma lui non lo capisce. Ok?
È inutile. Vai, bruciverba. Sofia, buongiorno. La sega elettrica potrebbe funzionare. Sì, perché lì perdi peso, però perdi anche la funzione di tante cose. Ma veramente, ma che ci vuole, raga? Ma che c'è? Uno, mangiate bene. Mangiate e non fate più la fame. La fame. Ci avete paura della dieta perché volete fare. Ci avete paura di fare la fame. Poi non la fa il digiuno. No word, no comment, no comment. Poi il metabolismo è complicato. O siamo noi? C'è una bella lotta tra uomo e donna, eh? Almeno l'uomo se c'ha fame magna. E non sta a disquisire. Ancora non è fermo. Un altro uomo mi si sta attaccando sotto. Anto, stai pedalando? Guardate. Davide, devi imparare a fare i tortini così, Tutto si trova in natura. Ciò che è buono si trova in natura e quello mi serve. Non ho bisogno di zuccheri aggiunti, non ho bisogno di grassi idrogenati, quello che vi pare, che non lo so neanche io quello che dico. Frutta, verdura e bacche. Omega, verdura, frutta. Poi se vogliamo mangiare qualche carne, mangiamo la carne. Buongiorno. Che ore sono, Maddi? Che ore sono? Grazie, Filomena. Non, ascolta, Anto, oggi dovevi stare sulla siglette. Fai siglette insieme a Sara Settimi. Vedi come bruci i grassi. Vuoi bruciare i grassi? Quando Sara piccia la piccia, come si dice, accende la diretta, tu inizia a fare attività fisica. Quando finirà non si sa, morirai, ma intanto hai bruciato i grassi. 8:20, grazie. Fai presto che sta per iniziare la DAD. Lo so, alle 9 devo bruciare la DAD. Grazie, Angela. E devo pure mangiare. Allora, che ci è voluto per fare la mia torta? Mamma mia, questa me la mangio tutta, raga, guardate che bello. Se adesso qualcuna dice, non mi viene così, oh, quanto siete noiose. Alexa, avanti, manco a me mi veniva così. Energia e allenamento e poca noia. Fate, fate, fate. Ve l'ho fatta la ricetta. Siamo tanti, sì, ma sempre pochi per me. Io ne voglio sempre di più. Vedrete stasera alle ore 21 quanti saremo. Sto preparando il vestito da sera, eh. Buongiorno Jenny. Ti mando un'altra ragazza che mi ha chiesto le collane. Perfetto, avete visto che ci è voluto? Oh, vogliamo tutti le ciappette qua sopra. Quindi Alexa, avanti. Ah no, questa era bella. Alexa, indietro. Ah, ma la Loretta, oddio, non ci credo che fa la Loretta. Oh, brava Filomena. Posso vederti anch'io stasera? Sono sul profilo. Stasera sono sul profilo. Parlerò della nostra attività. Parlerò delle nostre qualifiche. Quanto c'ho da dire, quanto c'ho da dire, quanto c'ho da fare stasera. E parlerò a te, cliente soddisfatta, cliente innamorata di Just Plus, persona che vuoi conoscere Just Plus, perché dovresti entrare in attività con noi. Quanta roba, raga. Quanto ce n'ho di questo? Aspetta, lo metto dopo. Adesso c'ho lo yogurt prima. Sai che famo? Oggi famo una food porn, guardate, eh. Ah, oggi poi volevo guardare un altro argomento, ma lo parliamo domani. Come diventare una gran gnocca, vi interessa? Stasera alle 21. Guardate, ra. Ormai sono la regina. Oh! Male, ma lo so, lo so. Quanto mi piace quando fate vedere che siete brave. Ah,
invece di lamentarti. Allora, lo riempiamo di yogurt. Sì. La cannella. Se esagero un po' il mio personal non mi romperà, dai. Non gli dite niente, eh? Facciamo, mamma mia, oggi scialo. Oggi scialo ancora di più. Quanto sono felice quando mi viene anche carino da vedere, anche se non me ne frega niente. È crema proteica, zero zuccheri, guardate. Questa è la mia colazione. Ciao Rosanna, che facciamo? Andiamo ad assaggiare perché ho fame. Ripeto insieme a te, crema proteica zero zuccheri. Mamma mia, è morbidissimo. Dalle cazzi le dita. Filomena, non ti dico che cosa ho letto. Ciao Rosanna, da Palermo. La cannella cosa c'entra? C'entra perché c'è capita, noi si dice. Alexa, volume 5. Da noi si dice c'entra perché c'è capita, non ci cape niente. Era un titolo attrattivo, dove si parla di pancia piatta. Cioè il bello è che noi tutte donne sappiamo come avere la pancia piatta. A tavola dobbiamo eliminare i zuccheri in eccesso, dobbiamo fare gli addominali, raga, come gli uomini e le donne. Invece speriamo, pensiamo, ah, la cannella brucia i grassi, la mangio, l'ananas brucia i grassi, non come ne pare, però non funziona. A voi funziona? Se vi funziona fatemelo sapere. Asso, mamma mia, guardate, mamma mia. Stamattina ho fatto 2,50 di albume, sempre 30 grammi di farina stamattina, la zucca e cannella, un misurino di Complete alla vaniglia, cannella come se non ci fosse un domani e un po' di lievito, poco, eh? Non l'ho nemmeno montato a neve, l'ho cotto qua e questo è venuto. Ci ho messo dentro 50 grammi di yogurt greco, crema proteica e me lo so pappato e me lo pappo. Assolutamente sì, vi voglio far venire l'acquolina perché dovete mangiare per stare bene. Non si può pensare bene, non si può vivere bene se non hai mangiato bene, se non ti pensi bene e se non hai emozioni buone. Che vi la fai? Allora, possiamo partire. La prima cosa da fare, puoi mangiare bene. Buongiorno Maurizio, assolutamente sì. Io decido la mia scelta di mangiare bene, no? No, un posto di parolacce.
Perché se tu mangi male, non è il tempo, non è il denaro, non sono i figli, non è il marito, non è la moglie. Se tu mangi male perché decidi di mangiare male. A me, cioè, quando mi dite mamma, cioè pa, lamentoni. Loredana, buongiorno. Mamma mia. Vabbè. Lo sapete che voi dovete mangiare dopo di me, perché dopo vi faccio rivenire la voglia. Mamma mia. Dopo sta cosa, come fai a essere incazzata? Anche se sei incazzata, ti passa. E quindi lavori sulle emozioni. Anche se sei preoccupata, ti metti a fare qualcosa per te, ti passa. Devi trovare il modo di fuggire dalla situazione esterna, che lì per lì ti può dare un impatto, una via. Però poi decido io, stiga. Qualsiasi cosa fai nella tua vita, qualsiasi cosa, tu stai decidendo. Quindi smettila di dire per loro, per noi, per ora pro nobis, per il Signore. Per te. Che cosa stai decidendo di fare in questo momento? Di andare dietro a qualche persona? Di dare retta a qualche altra persona? Di mangiare bene, di mangiare male? Di pensare bene, di pensare male? Di fare e di non fare? La prima cosa che mi dicono, io l'attività fisica non la faccio perché so pigra. No, ma la cosa più bella, ecco, voglio dimagrire 5, 10, 15 kg, ma sai, mangio di notte, mangio le schifezze, mangio la Nutella, mangio i biscotti, salto il pasto, mi piace il pane, mangio la pasta, più pasta che se può, più pane che se può, va bene, allora, vuoi dimagrire? Yeah, cioè, come siamo fatte? Voglio dimagrire, ma che faccio? Faccio lezioni per ingrassare, top di gamma, queste siamo noi. No, non parte Agostino. Ieri ho dato un po' di baffa a tutta la mia squadra, ma con amore, lo sanno? Sempre con amore. Questa è la realtà. Voglio dimagrire, ma faccio tutte le azioni per ingrassare. Che volemo fare? Ma di chi è la colpa? Di chi è la responsabilità? Da quale parte vuoi andare? Alexa, riproduci musica che mi piace. Ok. Beh, riproduco i brani che ti piacciono. Grazie. E quelli che hai ascoltato di più. Brava. Brava Filomena. La pancia ce l'abbiamo tutti, che noi la conosciamo. Ce l'abbiamo tutti, eh. Voglio dimagrire e voglio andare alle Maldive, pure io. Anche io. Daniela, buongiorno, come stai? Ieri era un mitra. Al mio sfogo. Vedi come la penso. Oppure voglio fare la qualifica, ma non faccio niente. Ah, raga. Cioè, mettiamoci in pace con il cervello. Dopo le emozioni che fanno sono contrastanti. Perché voglio una cosa, ne faccio un'altra, qua in mezzo dice, oh, ma che cavolo devo fare? Voi non avete capito che questi tre siti devono essere collegati: mente, cuore e stomaco. Che sia stomaco, che sia corpo. Anna, buongiorno tesoro. Cristina, buongiorno. Quando deciderete di prendere in mano la vostra responsabilità e non fuori perché avete paura di non raggiungere il risultato, di non essere costanti, non sono costante. Ma se tu hai un obiettivo chiaro, la domanda è: come fai a non essere costante? Gli altri, sai, i bambini, il tempo. Che cosa stai decidendo di fare in questo momento? Ho perso un altro chilo, non mi dici nulla. Davide, non lo so, aspettavo le foto, aspettavo le misure. Siamo a 19. A me il peso non mi interessa più. Dobbiamo vedere la forma fisica. Vi saluto anche io, ragazzi.
Devo svegliare Nea, fargli fare colazione e accendere la DAD. Dopo un anno manco mi ricordo più come si fa. Comunque, detto questo, che cosa decidi di fare? Sai un obiettivo veramente? Ah sì, voglio dimagrire, ma non ci credo. Fai pace, uno, fai pace con il cervello. Ciao Nika! Ci vuole un po' far pace con il cervello, ma no, perché noi lo sappiamo. Sappiamo tutto, quello che dobbiamo fare, quello che dovremmo fare, quello che ci piace fare, quello che serve a noi. La scusa è tutto quello che ci sta intorno. Forse ci hanno creato tutto quello che ci sta intorno per non farci veramente arrivare a essere ciò che dovremmo essere nella nostra vita. Se tutti arrivassimo veramente a ciò che dovremmo essere, a cosa ci fa stare bene, pensate che mondo meraviglioso. Non ci sarebbero più odio, non ci sarebbe più guerra, non ci sarebbero più crisi. No, diamogli tutte distrazioni. Perché noi cerchiamo le distrazioni. Buongiorno Anna. Salutiamo solamente Rita, non la vedo più in diretta, ma era entrata, non me ne so accorta. Non me ne so accorta. La DAD, Settimi e la DAD. La dai! Paola! Giusi, buongiorno, buon lavoro! Non parlo più con la mia amica là, Paola. Ciao Irene, buongiorno! Quindi, obiettivo. Io ho un obiettivo, so le azioni che devo fare. Che cosa devi fare? Giorno sì, giorno no? E che cosa otterrai? Niente. Devi partire da lì, che obiettivo hai? Poi mi dicono qual è il tuo segreto. C'ho un obiettivo e non lo perdo di vista, anche se faccio fatica. Ah sì, la mia rida sempre. Paola, smettila. Vabbè, la cosa è, siamo complicate. Vogliamo credere? Beh, mangiate la cannella che vi brucia i grassi e vi fa la pancia piatta. Poi se non funziona, l'avete voluto voi, ci avete creduto voi, perché in testa lo sai che non funziona, però lo fai, vediamo, tanto non dipende da me. Allora, visto che non dipende da te e vuoi, ti aspetti un risultato, perché non fai le azioni per ottenere il risultato tuo? Quanto vali? Quanto vale la tua felicità, la tua serenità, la tua soddisfazione? Quanto vale? Maria, buongiorno. Bruciamo i grassi e i magri, basta. Bruciamo le cazzate, raga. Le cazzate che ci raccontiamo la mattina e la sera. Sono un uragano, sono sempre incazzata, è vero. Ma voi mi fate incazzare, raga. Perché ci perdiamo in un bicchiere d'acqua. Ci perdiamo in un bicchiere d'acqua. Voglio dimagrire, magno come non ci fosse un domani. Voglio avere successo, non faccio un niente. Vorrei dire a quella persona che la amo, la stimo, ma non glielo dico. Vorrei sputare tutto il rospo che c'ho dentro, ma mangio per la fame nervosa. Queste sono le donne. Oh! Ma perché dobbiamo remare contro di noi? Perché? Massimiliano, buongiorno. Pina, buongiorno. Cavolo, cavoletti di Bruxelles. Tanto inizia sempre col capo, potrei dire cavoletti di Bruxelles. Tanto quella parola, Paola, sta bene dappertutto. Ecco, dovremmo essere un po' più spensierate. Carenza di vitamina C. Cioè, ma mettetevi a ridere, non dovete dirvi, ecco, lo sapevo, voglio una cosa, ne faccio un'altra, sono una stronza. Sì, sei una stronza, quello è sicuro. Ma prenditi in giro. Uno zuccherino. Invece deve essere obiettivo, azione, 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 azione. Porca miseria. Ma certo, ma Rosanna, ma certo. La cannella, il limone, l'ananas, l'arangiana. Hai visto che belle? E non ci si può fare niente con queste unghie, eh?
Ele, buongiorno, come stai? Rosanna, funziona solo iniziare a prendersi cura di sé seriamente. Ho un obiettivo, bene, so che devo mangiare bene. Sì, perché non mangio bene? Vabbè, lascia perdere. Sempre se scuse, piagnisdei da noi si dice, piagnucolare. Ciao Saretta. Bisogna adoperarsi, bisogna impegnarsi. Ma davvero? Mi stai dicendo che io per dimagrire e mantenere per tutta la vita un fisico perfetto mi devo impegnare? Ma davvero? Mi stai dicendo che se voglio successo, un lavoro che funziona per bene, anche fuori dagli schemi, mi devo impegnare? Mi stai dicendo se voglio una bella vita mi devo impegnare? In quale favola vivi? Ciao, vi adoro, grazie Paola, vi auguro una buonissima giornata, vi adoro, vi stimo, devo andare in dad, devo svegliare Fio Mio, devo fare tutto in 5 secondi, ma tanto siamo Wonder Woman, grazie Paola, devo finire anche a mangiare, grazie davvero, ci vediamo questa sera sul mio profilo alle ore 21, c'è un'opportunità anche per te, e qua c'è una guida pazzesca, c'è un team meraviglioso dove cambierai la tua testa. Vuoi un'emozione forte? Buh! Vuoi un'emozione forte? Vuoi cambiare? Vuoi migliorare? Vuoi provare l'ultima volta? Questa è l'ultima chance per prendere schiaffoni quando lo dite. Che è stata? Domani morite? Non esiste. Stasera ci vediamo sul mio profilo alle ore 21. Sul mio profilo. Dovete vestirvi da sera, perché è tipo una serata di gala. Devo decidere che cosa. Forse metterò tutte le paillette. Vi amo da morire.